Salve, Mi chiamo Daniele Teriaca e sono un economista del Centro Sud della SOSE, società partecipata dal Ministero delle Finanze e della Banca Italia. L'obiettivo del lavoro presentato all'interno del poster è quello di valutare le ricadute economiche a livello territoriale derivanti dagli investimenti per lo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino Cortina d'Ampezzo 2021. Il nostro lavoro si è sviluppato lungo due direttrici principali. Nella prima fase è stata svolta un'analisi di sentiment al fine di comprendere le opinioni e le aspettative degli imprenditori locali e di segmentare a livello geografico quelle aree plausibilmente coinvolte dagli spillover degli investimenti. Per questo motivo è stato definito un centroide all'interno del quale sono attive le imprese che hanno ottenuto in modo diretto o indiretto tramite relazioni filiera i benefici della policy. Di contro è stato costituito un gruppo di controllo all'interno del quale sono attive quelle imprese con caratteristiche strutturali simili alle precedenti, ma che sono attive all'interno delle regioni del nord non esposte all'evento sportivo. La seconda fase di ricerca ha riguardato un approccio maggiormente empirico. È stato costituito un apposito dataset utilizzando le informazioni di natura economica e strutturale desunte dalla modulistica fiscale dell'ISA, ovvero l'indice sintetici di affidabilità fiscale e dagli studi di settore, prendendo in considerazione i periodi d'imposta che vanno dal 2012 al 2019. Successivamente è stato sviluppato un modello econometrico utilizzando la tecnica del D, differenze nelle differenze. Tale tecnica ci permette di isolare gli effetti di questa policy tra i soggetti trattati e quelli non trattati. I risultati mostrano appunto come i soggetti esposti all'investimento pubblico hanno ottenuto dei benefici nelle principali voci del conto economico. Tali risultati mantengono la loro magnitudo e coefficiente anche introducendo ipotesi di robustezza. Partendo da questi risultati, è stato successivamente sviluppato un modello di macro simulazione volto a quantificare gli effetti aggregati di tali investimenti su tutte quante le imprese attive nella regione Veneto. I risultati per quanto riguarda il biennio 2018-2019 hanno mostrato un incremento della produzione attivata espressa in termini di ricavi pari al 3,6% rispetto al valore registrato nel 2017. In conclusione, tali risultati, oltre a essere particolarmente interessanti perché confermano quanto osservato all'interno dell'analisi di sentiment, permettono anche di verificare come attraverso un approccio data-driven è possibile supportare il decisore politico nella programmazione economica, utilizzando quindi analisi ex post ed ex ante. Grazie a tutti, arrivederci.